Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi in questo nuovo video di Borderlands Enchanted Edition. Bene, andiamo pure avanti a vedere un po' come c'è stato un mod delle granate che ci ha equipaggiato e sono abbastanza Questo è il mod contento. per le granate. Equipaggialo e ti accorgerai che le tue granate Protean sono diventate improvvisamente più potenti, permettendoti di usare nuove abilità speciali. Cerca sempre nuovi mod per le granate, per rendere ancora più devastante il tuo arsenale. Nella scorsa trail abbiamo usato Però non basta abbastanza. così. Infatti servono, per carità, però cerchiamo di usare il meno possibile qui. Grazie a te non ci sono più banditi. Grazie. Ok. Questo è posto e adesso vediamo Coach Aride, Catch Aride. Ci sono nuove missioni disponibili presso il tabellone di Firestone. Il Catch Aride è quello che ci permette di... Ora poi nelle missioni, una volta le missioni attive, interfaccia ok, solita cosa. Va bene, possiamo Ehi, sei prendere... tu quello che risolve i problemi quando uno te lo chiede? Sì. Il Catch a Ride vicino Firestone è più a pezzi della cosa tra le gambe della mia cara mamma. Ah beh. Apprezzerei davvero se ci dessi un'occhiata. Al sistema, non alla mia mamma. Eh beh, Si insomma. trova in fondo a una tana di skeg, non so se mi capisci. Sì, ti capisco. Ok, Catch a Ride. Adesso lo prenderemo anche questo. Allora, qui sì, intanto si scanna un'altra Vicenza. E noi selezioniamo la nostra quest. TK Baja. Dobbiamo andare da lui. Cazzo, livello 10. Va Questo vorrebbe bene, dire che adesso sono ti faccio troppo i conti. bravo e... Oh, cazzarola. Bello, bello, mi piace. Ti do una mano, guarda, si fa così. Così si fa, guarda. E adesso ti do una mano anche te, bravissimo. Aspetta un attimo e tac, ecco qua. Tac, oh, che cosa soddisfacente. Mi tocca andare da lui. Ecco qua. Oh, ho mancato. Che figuraccia, scusatemi. Certo, non manco i colpi all'alto. Altri? Che palle. Chi è che mi sta spingendo? Che male! Ecco qui, mancato. Bravissimo. Oh, scusate la piccola divagazione. Andiamo pure avanti. Carichiamo, tanto a due colpi, un po' poco. Spero di trovare un pompazza che mi dia un pochino più di difesa. Mi sono mangiato tutte le parole, avevo fame, non ho fatto ancora colazione. Mi dia un po' più di soddisfazione, perché questo sì, spacca. Però a due colpi, insomma, se... Perché non vieni qui a chiacchierare un po'? Fa sempre piacere avere un po' di compagnia qua Ah, fuori. mi sa che tu sei sempre solo qui. Va Grazie. bene. È che alcune cose sono semplicemente troppo difficili da fare se non ci vedi. Eh sì. Allora, sì, scooter. Purtroppo. Ah, no, beh, livello 7, dai, facciamo questa. Una gamba per TK, va bene, dai. Mi ero preoccupato perché, insomma, livello 10, incominciamo a sentire il peso della cosa, va bene. Sono a livello 7, inizio del livello 7, quindi è un po' problematica la cosa. Devo prendere la mod, cioè la mod, il potenziamento dei proiettili, della capienza dei proiettili, della portata, perché 75 sono un po' pochi, effettivamente. Scusa, non ho tempo adesso per te, e neanche per te. Ok, andiamo pure avanti. Vabbè, non male, pompazza dà le sue soddisfazioni. Arrivo, eccoti qua. Oh, là, ecco qui. Adesso si carica, è giusto aspettare perché questi due colpi cominciano ad essere una palla. Dopo avremo il tempo di ricarica molto dimezzato perché ci cresce anche in base a come utilizziamo. Vedete, già uno è 6% di ricarica più veloce. Già non è male, 6% in più mi piace la cosa, però possiamo migliorare ancora. Quindi sì, vorrei portarla al 20%, speriamo di riuscire ad arrivarci. Sarebbe meglio 50, così facciamo la metà prima. Però, insomma, dai, non è che siamo all'inizio. Possiamo fare molto. Vado neanche a vedere dal distributore perché. Ah, questa è un'altra quest. Che non si capisce niente. Sì, quanto ho di spazio disponibile? Beh, ne ho ancora tanto. Ok. Sì, è stato molto interessante quello che tu mi hai detto. Ma mi hai cambiato questa adesso. Io non capisco perché lui mi vada in automatico a quella lì. Che prendiamo in quel momento. Allora, esattamente quanto mi devo spostare? Beh, posso anche buttarmici giù. Arrivo, sto arrivando. Eccomi qua. Ho sentito dei. Mi sputacchiare, non è giusto, eh. Eccoci qua. Centro. Vediamo un po'. Salve! Volevo prenderti al volo. Ma no, che sfiga! L'ho Peccato. preso nel piede. No, si fa così, dai. Io sono qua. Vieni qua, anche te. Ma no, ti ho preso nel culo. Cioè, nel senso. Insomma, avete capito. Ecco qua. Nient'altro? Ok. Non c'è nient'altro che possa prendere? No. Va bene, andiamo pure.
Dovremmo lo scudo. Dovrei prendere l'abilità che mi rigenera più effetto allo scudo, eh. Allora, qui non ci posso andare adesso. Vedete che manca la possibilità di farlo. Quindi devo fare un giro un po' struso. Sì, mi tocca andare di qua. Vabbè, pazienza. Volevo evitarlo, ma mi ero dimenticato. Allora, vediamo un po'. Se noi facciamo così e poi facciamo così. No. Sì, perché lui mi dice che giustamente è qui vicino. Però non posso arrivarci. Oh, bello. Mi è piaciuto quello del modo del coso, va bene. Andiamo avanti. Salve. No, no, non fa così, non sputacchiare per piacere, eh. Ma non si fa così, cioè, siete proprio orgogliosi. Ecco qua, perfetto. Ma no, che t'avevo preso. Cioè, ho preso di culo sto coso. Adesso non faccio tanti danni ancora, per quello che devo puntare a farne di più possibili. Ok. Sta ricaricando lo scudo. Energia, cioè vita non è che le perdiamo tanto, perché alla fine non è che ci facciano così tanto danno. Però insomma dà sempre fastidio. Salve, eccoci qua. Guarda come vanno a salto di mare, che le ho presi due. Oh, bella questa, mi è piaciuta. Due con un colpo solo, non malo. La pistola, vada, dai, grazie. Ecco qua. Ok. Altro? Non c'è niente? Peccato, non ho preso il gusto. Allora, vediamo un po' di arrivare alla nostra destinazione. Finalmente ci siamo arrivati, eh. Era ora. Oddio, cosa vedo nei miei occhi. Qui sarà un bel calcio nelle palle, lo dico subito. Scusa te, non stavo parlando con te. E neanche con te. Non ci provare proprio. No. Ma voi ci provate, io vi ho scavidato. Ok. Altri? No. Non c'è nessuno. Mi ricordo qualcosa. Qui c'era qualcosa, in effetti. Ok, andiamo subito. Era l'altra quest, vero? Chi è che mi sta urlando in faccia? Oh, salve! Adesso li chiamiamo questi, eh? Perché mi servono. Andiamo così e così. Ok, perfetto. Anche questo è andato. E anche questo è andato. Oh, cazzo! Però facile. Ok, andiamo a prendere e vediamo un po' che cosa cade. Sta piovendo. Non volevo prendere in lontananza proprio appunto per questo. A volte loro ti danno delle belle cose. Mi sa che è caduta la roba. No, c'è qualcosa che non capisco lì. Non lo so. Ok, niente di che per fortuna. Spero, credevo fosse un'arma, ho detto mi ero spaventato. Va bene, ricarichiamo. E andiamo pure. Perché mi ha dato questa? Che volevo questa? Boh, non lo so. Ah, sì, perché sì, insomma. Ok. Andiamo un po'. E qua? Niente, un'arma leggendaria no, la fortuna arriva solo una volta. Va bene, dai, non importa. Oh, salve. Questo potrebbe essere utile, devo ricordarmelo. Vediamo un po' se riesco a prenderlo di soppiatto. Forse con questo, ma... Purtroppo non c'è il danno da critico, da... Ok. Andiamo con l'altro. Tu hai un punto debole molto interessante, che però vorrei prendere... Ecco, c'ero quasi, Vai. Ok, è andata a buon segno. Devo... non ce l'ho fatta a prendere il punto debole, mi dispiace, ho fatto la cacata. Ok, critico, bello sto critico, eccolo qui, punto debole. Aspetta, va. Non ce l'ho fatta, ce la faccio. Dai, non ce la faccio. È andata a ricaricare, porca miseria, mi dispiace ragazzi, sono morto. Ce la potevo fare, purtroppo ancora queste armi fanno cacare. Quanto ho perso? 256, dai, non importa. Purtroppo non ce l'ho fatta, mi dispiace. Non sono riuscito a prendere il punto debole. Purtroppo ha la faccia che è troppo corazzata, sto cacacazzi. Adesso altri scassamarroni qua. No. Colpo critico cazzuto. Ecco. Devo togliermi il ritorno, se no mi seguono, Non è che voglia uccidere per forza. Chi è? Ecco qua. Ok. Perfetto, data. C'è nessun altro? Sì, c'è ancora gente. L'ho smancato. Ok, posto, possiamo andare? Ok, andiamo. Allora, non è molto lontano. Devo fare un po' di giri, in effetti. Lo so, è una palla, ragazzi. Abbiate pazienza. Purtroppo è così. Allora, quelli morti rimangono morti, per fortuna. Ok, ci siamo quasi. E di qua siamo arrivati. Perfetto, dai. Non ho... Cosa ho lasciato qua? Oh, non me ne ero accorto. Qui, ma io lascio le cose indietro e dopo vedete. Dopo se trovo qualcosa.
non faccio il taglio, tanto ormai siamo arrivati. Perché sennò è anche brutto. Magari trovavo qualcosa, dopo mi dite come hai fatto a trovarla? Per un secondo non siede niente. Eccoti qua. Ok, qui c'è qualcosa. Tu, ragazzo brutto e malefico. Adesso chiamo tutti gli amici. Gli amici potrebbero salvarmi la vita, perché magari... Oh! È troppo... Ok. Adesso se loro... Vieni qua, bastardo. Oh! Finalmente gli ho preso il punto debole, che cavolo. Ecco qua. Altro? Benissimo, ragazzi. Benissimo. La sua gamba. Questa cos'è? Una pistolina. Non è male, molto efficace. Questa non è male per niente. Perché manda fuoco. So che 24, adesso la prendo, dai. Adesso mi dovrebbe partire il filmato. No, non mi ha detto niente. Strano. Allora, vediamo un po' cosa c'è di buono. Oh, salve. Ma quanto sei brutto. Ti ho preso male. Ecco qua. Ecco qua. Devo prendere proprio in faccia, perché sennò questi qua sono tutti corazzati. Mi è caduto qualcosa, no? E dopo un casino. No. Preso. Benissimo. Vediamo se c'è qualche bella sorpresa. In effetti qualcosa c'è, Adesso spendiamo. Munizioni ne ho abbastanza. Per fortuna hanno aumentato il loot delle munizioni. È più difficile rimanere senza. Non impossibile, Ok. Sale di livello. La cosa mi fa piacere, Perché insomma il livello serve. Allora, pistola del cazzo e fucile da cecchino. Oh, pompazza proprio non me le dare perché non mi servono, Mannaggia lui. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa. Come vedete è pieno di munizioni. Cioè, rimanere a corto è molto difficile. Soprattutto se si usano armi che sparano lente, perché con i mitra è più facile rimanere senza, anche se abbiamo più munizioni, per carità. Ok, direi che possiamo andare. No, qui non ci vado, grazie, molto gentile. A proposito del livello, questo, per adesso quello. Adesso faccio un po' più di danno ed è sicuramente meglio. Andiamo a consegnare. E se non c'è qualche altra missione qui, così non devo andare avanti dietro di volta. Questo però è di livello 10. È per quello, perché io non ho livello 10. Cioè, potrei farla, per carità, però meglio di no. Qui forse qualcosa c'è, vediamo un po'. Sì, in effetti c'è qualcosa. Fatemi vedere la strada che devo fare. Devo passare di qua. Di qua, fare il giro così. Vabbè, c'è un giro un po' lungo da fare, ma si fa, dai. Andiamo pure, quindi siamo già qua, è inutile che mi perda tanto. Tanto qui ancora la gente l'ho uccisa, e quindi ce la possiamo farcela. Bene, dai, una corsina. Oh, ciao. Dove vai? Dove vai? Vabbè, è andato via. Dunque, di qua dovrei andare, se non erro, Ok. Di qua. E qui c'è la gente che non sono andato prima, quindi vediamo se c'è qualcosa di buono. Salve! Eccolo qua, piccolino. Cucciolotto. Aspetta che ti do il mangiare. Ecco qui, perché sennò devi mangiare anche te, sennò insomma è così. Insomma. Trasmetti! Che cavolo! Ciao! È stato un piacere. Mamma mia, quanta gente! Ecco qua! Oh, il fucile a pompa, che soddisfazione che dà! Rilassati un attimo! Eccoci qua. Oh, mi hai dato la cime. Vai. Oh, che cosa che hai detto. Allora, ho sentito dell'uccellame qui in giro. Eccoli qui. Aspettiamo un attimo. Questi dovrebbero arrivare. Intanto prendiamo qui un po' di roba. Magari se c'è. Oh, guardate cosa c'era. Uccellame? Dove siete? Eccoli. Uno e due. Perfettico. Oh, andata. Cosa ho trovato qua? Una rigenerazione di energia molto lenta. Peccato che sia così bassa. Vabbè, pazienza. C'era qualcos'altro? Sì, qui. Ok, andata. Vabbè, pazienza. Andiamo pure. Tanto la strada è questa. Non è che ho preso una strada diversa, insomma. Oh, salve! Eccoci qua. Bene. Ne è rimasto uno. Adesso lo prendo. Piano piano prendo tutto. Non vi preoccupate. Se so dove... Oh, cazzo, mi hai fatto cacare in mano. Dove sei? Il porcellaccio. Ecco. Ha lasciato qualcosa. Pazienza. Ok, andiamo a prendere anche questa. Siamo arrivati lì. Devo andare, va bene, andiamo pure. Passiamo sopra il ponte. Questa è una nuova, ma hai fatto cacare in mano. Maledizione a te. Beccato. Beccato. Ok. Adesso vediamo qua.
Eccoci qua. Bene, possiamo andare. Oh mamma mia, c'è tanta gente qui, simpatica e carina. Skeg, eccolo qua, questo è andato. Anche questo è andato. Un attimo, arrivo anche da voi, non vi preoccupate. Mamma mia come sono insistenti. Vabbè, siete da soli. Ok, io non sono cibo, insomma. Oh cavoli. No, alla fine non ho preso nessuno. Vabbè, stavolta ne ho presi due, quindi ho rimediato. Ecco qua, questa è andata. Ma quanti siete? Maledizione, mi hai fatto lisciare un attimo il conto. Ecco qua, questa è andata. Questa. Allora, si mettono davanti. Allora, qua e qua. Ok, sono veramente tanti. Ecco qui. Mamma mia, quanti erano. Insomma, si fa così. Ed è questo il secondo. Oh. Beh, non è andata male, perché alla fine c'è un po' di roba qui da prendere. E a me mi interessano i soldi. Vediamo se c'è un bel pompazza. Questo aiuterà. No, ma perché mi dai sempre armi che non mi interessano? Per carità, le vendo, non è che mi dispiaccia. Però, insomma, avevo detto che partiva la cutscene delle dialoghi, ma non è partita. Nella 3 che ho fatto la prova le partivano anche tutte. Ho trovato 2-3 e me le ha dato tutte e 3. Ma non lo so perché. Pazienza. Forse è situazionale, nel senso in certi posti si attiva, in certi altri no. Vabbè, forse devo poter equipaggiare, non mi ricordo sinceramente. Devo andare di qua? Sì, di qua. Andiamo di qua. Eccoci qua, qui dovrei prendere danno da... Sì, esatto, ho preso danno da... si chiama... Io devo andare di qua, perché andavo di là, non lo so. Da armatura, non da fisico. Ok. Ce la facciamo, siamo arrivati, con calma. Bene. Ok, a posto. Adesso andiamo a consegnare, prendiamo una nuova quest. Vediamo un po' cosa ci dice. Ne abbiamo fatte due, non male, non male. Ok, vedete, adesso è un'altra cosa. La minimappa è un'altra, è una svolta proprio. Hanno fatto bene a metterla. Spero che facciano anche un Enchanted Edition del 2, perché non mi dispiace affatto, non mi dispiace affatto. Ok. Vediamo un po', perché anche lì ci vorrebbe una minimappa. Mi sembra di ricordare, ho giocato quando uscì, che lì non ci fosse stata la minimappa, neanche nel 2. Il 3 uscirà a breve, fra qualche tempo. Nuovo arrivato. Ti stavo cercando. Poi c'è anche il pre-sequel. Purtroppo il pompazzo che ci dà lui fa piuttosto cacare. Però pazienza. Allora, l'altra mappa, l'altra missione, scusate cosa dico, sono non fuori. Non lasciare che quel figlio di uno skeg mangia biscotti di becchi. No, non mi farò mangiare i biscotti, non ti preoccupare. Tu non mi interessi. Tu mi interessi. Ok, potrei fare corpo a corpo, per carità. Però se magari mi danno qualcosa di interessante. Non si sa mai, magari anche loro possono dare qualcosa di leggendario. Tanto la percentuale è bassa, ma comunque esiste. Quindi sì. Andiamo pure avanti. Devo considerare anche questa. E dovrei passare. Sono livello 9. Perché faccio, non le faccio tutte insieme? Perché mi fa passare. Non adesso... di passare dal negozio di Marcus. Sì, non lo dimenticherò. Miglioro ogni minuto che passa. Peccato che però, insomma, non mi dai cose interessanti. Allora, vediamo un pochino. Solito discorso qua, così mi non faccio più danni. Io il negozio di Marcus ci passo anche. Anzi, dovrei vendere in effetti. Vediamo, perché magari qualcosina 11x6 fa meno in effetti, però ha molte più munizioni. Che cazzo sto dicendo? Munizioni. Allora, questa la teniamo, questa la vendiamo perché è una cacata, e il resto la vendiamo tutte, dai. Ok, 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 almeno mi sono liberato un po' di spazio. No, ma tanto non la uso, lo so già, dai. 24... Sarebbe da vicinanza, perché non ha il mirino. Questo è un problema. A meno che non abbia il mirino sotto. Dai, facciamo così. Tanto questa non la uso e dopo la provo, così vediamo un po' come va. Ok, andiamo pure a fare l'altra missione, che se non ho la selezione col cazzo cosa faccio. Sì, è questa. E esattamente dove devo andare? Lì. Ah, questa è di livello 10. Ho come l'impressione che sia di... esatto. E questa, facciamo prima questa, perché questa è piuttosto complessa. Col fucile che ho adesso non riuscirei a farla. Quindi dobbiamo andare un'altra volta di là. Da là? Vabbè, andiamo da là. Devo andare nella nuova zona, mi sa? Sì, perché questa è quella dei fiori, dei semi, dei gambi, come cazzo si chiama. E quindi mi sa che devo andare qua. Qui non è che sono rispawnati. Sì che sono rispawnati, perché io ho cambiato zona. Ecco qua, ecco qua. Okay, così almeno mi seccate.
Andiamo pure. Tanto è qui vicino, ragazzi, non è lontano, non vi preoccupate. Si fa in fretta. Quando... è questa... ma io non avevo la quest dello scooter? Ah, è questa la quest di scooter, ok. Perché così almeno possiamo andare col nostro... Catch Ride, che se non ricordo male, però non, prendetelo un po' con le pinze perché non me lo ricordo, hanno messo il crepuscolo, che prima non c'era, e che Catch Ride si illumina con i fari, è una figata, mi sembra di, che non ci fosse, così a naso, vorrei dire una cretinata, però se, la, se c'è l'hanno aggiunta è una figata. Bisogno dei veri dottori quando puoi contare sulle mie macchine e i loro spaventosi aghi. Io cerco sempre magari un po' di fortuna, mi dà quella leggendaria che dà 200 botta subito e adesso sarebbe buono così danno con 104. Allora devo andare di qua, ok, e devo andare, ah no, non è una zona nuova, scusate, è sempre quella, però è nella parte dove non siamo andati, quindi sì, alla fine. Sapevi che puntando il mirino su un nemico l'interfaccia ti mostrerà il livello, l'energia e la forza dello scudo del bersaglio? Abbastanza, lo sapevo. Il livello del nemico più sarà pericoloso. Se vedi un teschio è meglio darsela a gambe. Già, di solito questa cosa qui me la dava quando facevo appunto quella missione di livello 10. Oh, sei potente, eh? Accidenti a te. Quindi sì, va bene, andiamo avanti. Peccato, non mi va giù il fatto che sia morto, però insomma può succedere, non è che sia obbligato a non morire, insomma, non siamo in una speedrun. Ok, vediamo un po' cos'altro fare. Qui. Ok, vai. Eccoti qua, bravo. Cavolo, non l'ho preso. Sono più forti questi, Comincia a sentirsi il danno in meno che faccio. Ok, andiamo pure avanti. Ok, critico. Sai che fa male. Sì, fa male. Soprattutto se non ti vedo, fa male. Ecco qua. Aspettate, aspettate. Rilassatevi un attimo. Non siete così stili. Non siate così stili. Prendiamo il italiano, grazie. Oh, cavoli. Eccoci qua. Ok, ho preso anche... oh, salve. Non vi avevo visti a voi. Ma porca miseria. Ok, mi hai dato l'energia. Beh, buono. Posto. Sono, posso andarmene, no? Perché sapete, ormai qui ci sono un sacco di tane in questa zona qua, e quindi sarà divertente farsi strada tra i cadaveri. Ok, perfettico. Beh, è andata piuttosto bene, dai. Però io direi che è meglio che ci finiamo qui, perché mi sono accorto che il video sennò diventa troppo lungo e dovevo fermarmi prima, però mi sono fatto prendere. Quindi ragazzi, come al solito, io vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto da Shiva. Ciao ciao!